Questo bambino ha fatto qualcosa che secondo me nessuno di noi avrebbe mai fatto. Lui si chiama Edoardo ed è figlio di due genitori di origini congolesi di nome Celestino e Sophie. Dopo una violentissima guerra in Congo, i suoi genitori sono stati costretti ad abbandonare la propria abitazione e spostarsi in un campo profughi in Angola, camminando per chilometri sotto il sole cocente, ed è proprio qui che nascerà Edoardo e ci vivrà fino all'età di 2 anni. Nel 2004 la famiglia di Edoardo ha finalmente la possibilità di spostarsi in Francia. La cittadina era di soli 20.000 abitanti, vicino a Un giorno però, mentre Edoardo era nel suo campetto di calcio, la sua abitazione prende fuoco. La famiglia comincia così ad elemosinare e a vivere per strada, e Edoardo però continuerà comunque a giocare a calcio. Suo padre gli disse: un giorno diventerai un calciatore famoso e riuscirai a comprare di nuovo la casa. In poco tempo Edoardo venne notato da Rennes, da Real Madrid e dalla nazionale francese. Lui è Edoardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid.